Chi in questo periodo non si è praticamente mai fermato è Feder Consumatori. I telefoni squillano sempre più insistenti nella sede di Firenze e dal 18 maggio sarà possibile, su appuntamento, venire di persona. Abbiamo chiesto al Presidente Falorni chiarimenti su alcune delle richieste che maggiormente arrivano dai consumatori, a cominciare dal rimborso per i mancati viaggi. Innanzitutto bisogna scrivere al tour operator, all'agenzia di viaggi, al vettore tramite PEC o tramite una posta ovviamente certificata. Dopodiché possiamo insieme a loro contrattare o il rimborso. Nel caso che il, il cittadino non voglia più usufruire di questo servizio, che con il Cura Italia del 30 di aprile è una possibilità un po' più remota perché dà la possibilità invece ai vettori di dare un voucher che possa durare fino a un anno. E nel caso dei matrimoni? In questo caso non c'è una norma, ma vige il codice civile. Il codice civile all'articolo 1256 e all'articolo 1463 stabilisce che in caso della non possibilità di fruire in una situazione ovviamente di normalità, o il matrimonio è eh, annetto dell'elemento stressogeno, è una... Desiderio è ovviamente coltivato per tanto tempo e pertanto non lo si può fare senza la garanzia e pertanto lì io penso che si possa chiedere un rimborso. Gli stessi due articoli del codice civile 1256 e 1463 dovrebbero valere anche per chi volesse annullare il proprio abbonamento in palestra, non ritenendo più di volerne usufruire seppur con le misure di sicurezza che saranno condizione imprescindibile alla riapertura. Quindi anche in questo caso conviene scrivere sempre, a, in questo caso evidenziando i due codici, i due, ovviamente le due disposizioni del codice civile per dirgli che ci, noi vogliamo eventualmente una soluzione non soltanto temporanea come normalmente propongono le palestre ma anche quando ci sarà la ripresa o un contratto che non è corrispondente ovviamente a quello che ho firmato e quindi in questo caso eh, scrivergli per ovviamente esercitare la possibilità anche di recessione e richiedere ovviamente anche il denaro che abbiamo investito.